Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Ragazzi, sto in macchina, sapete, c'è la spesa dietro, non so se vedete, quindi perdonate insomma il clima un po' disteso. Sto ovviamente qui così, io ho detto no, ne devo parlare subito con i ragazzi in questo modo qui, e volevo parlarvi di una situazione un po' particolare, perché nelle ultime ore, ragazzi, da Sky Sport, e poi la notizia è rimbalzata un pochino ovunque praticamente, si sta parlando essenzialmente di un grande ritorno per la Juventus. Noi siamo esperti nei ritorni, ogni anno c'è qualcuno che torna. Prima se ne vanno, poi tornano, eccetera, eccetera. Questo tira e molla quasi adolescenziale che ci avviluppa tutti quanti praticamente, perché secondo i media internazionali la Juventus sarebbe intenzionata a riprendere Morata in bianconero. Lo so, probabilmente molti di voi avete ancora Morata un'altra volta, eccetera eccetera. Sarebbe il terzo arrivo di Morata praticamente, perché è andato prima nel 2015 e è venuto nel 2015, poi è tornato due anni fa praticamente prestito oneroso, adesso tornerebbe praticamente per la terza volta. Però vi spiego un po' quello che succede, perché ci sono veramente tante cose da dire. Prima di iniziare, come al solito ragazzi, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi seguirà. Ragazzi, ovviamente io vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina delle notifiche per ovviamente ricevere tutti i video. All'interno della descrizione trovi invece OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio, che è la migliore applicazione attualmente in circolazione, e poi trovi ovviamente, ragazzi, anche che cosa? I miei social, quindi se vi va venite a trovarmi appunto sui social, seguitemi sui social network. Allora, raga, che sta succedendo? Ricemente, che cosa sta succedendo? Morata si è presentato al ritiro dell'Atletico Madrid negli scorsi giorni. Presentandosi al ritiro dell'Atletico Madrid negli scorsi giorni, giustamente è stato interrogato da Simeone a proposito di quella che comunque poteva essere la sua gestione dal punto di vista tattico. Simeone ha detto chiaramente: tu non mi interessi, non sei un giocatore che attualmente fa per il tipo di gioco che voglio fare io. Se si trova una sistemazione importante per quanto riguarda, ragazzi, ovviamente la vicenda relativa, sai, alla cessione, noi ti cediamo. Il problema è che l'Atletico Madrid, quando ha preso Morata, l'ha pagato così tanto, e quindi ha messo così tanti soldi nell'affare di Morata, che adesso ha un valore a bilancio troppo alto. Cioè, praticamente, che succede? Succede che questo ragazzo ha un valore a bilancio di 35 milioni. Cioè, l'Atletico Madrid, per far sì per non fare minusvalenza, devono praticamente vendere Morata a 35, cifra che la Juve non vuole assolutamente accettare. Che se la Juventus avesse voluto accettare 35 milioni, la Juve avrebbe pagato 35 milioni di euro tranquillamente, senza nessun tipo di problema. Io vi ricordo che Morata è stato qui in prestito oneroso per due anni, perché inizialmente doveva essere un anno solo, è arrivato qui per prestito oneroso per 10 milioni, poi è stato rinnovato questo prestito per altri 10 milioni alla fine dei due prestiti, giustamente, che adesso tra l'altro non credo siano neanche più, comunque a prescindere da tutto, alla fine dei due prestiti l'Atletico ha detto: guarda, mi devi dare i soldi sono 35 milioni, la Juve ha detto: guarda, 35 milioni non te li do. Quindi da questo punto di vista non è stato possibile riscattarlo, è andato all'Atletico, è ritornato all'Atletico. Il problema di Morata non è solamente di gioco, è un problema anche di vita, perché Morata non vuole lasciare l'Italia. Cioè, lui sta in Spagna, la famiglia sta in Spagna, ma se sono appoggiati temporaneamente, cioè non hanno neanche posato le cose, cioè è tutto transitorio a livello di sistemazione, diciamo di localizzazione, di localizzare Morata, nel senso non si sa se rimarranno in Spagna, anche perché il giocatore ci ha offerto anche da altri paesi, ma sua moglie, a quanto ne so, vorrebbe tanto tornare in Italia, crescere questi bambini in Italia, quindi i bambini, anche se in Italia stavano benissimo, quindi ci sono tanti motivi che comunque portano Morata alla Juventus. Per tornare alla Juventus, Morata dice: a me non interessa lo stipendio, lui percepisce 10 milioni di euro all'Atletico Madrid, quindi è una bella cifra, non mi interessa lo stipendio, io se torno alla Juve lo faccio alla metà, quindi non ci sono problemi, sono disposto a tornare alla metà, che è 5 milioni, che è la cifra che ha guadagnato in questi due anni, non mi interessa. Da quel punto di vista del lato economico mi interessa più che altro quello che sta succedendo nel progetto Juve, mi interessa ovviamente stare in Italia, avere il benessere per me, per le persone, insomma per tutti, e quindi rimane in Italia. Ora, Morata è una richiesta esplicita, ragazzi, di Allegri, nel senso che Allegri Morata lo ha sempre visto come un giocatore sicuramente non un fuoriclasse assoluto. Io penso che siamo tutti d'accordo nel dire che Morata non sarà mai un top player, non sarà mai un fuoriclasse,
però comunque siamo d'accordo nel dire che comunque Morata la sua parte la fa. Non è un giocatore certamente che ti fa brillare gli occhi, non è uno di quelli che ti cambia la partita, però è uno di quelli che aiuta, è un po' il Danilo dell'attacco se vogliamo, no? Danilo è un giocatore che non è un fuoriclasse, non è un giocatore che ti fa salta lui, che ti fa delle cose clamorose, però comunque Danilo è un giocatore di buona qualità che sostanzialmente ti aiuta nell'equilibrio di squadra, quindi Morata è un po' quel tipo di giocatore lì. Ora, ci sono due modi di utilizzarlo: o lo utilizzi come supporto della punta centrale, che deve essere comunque una punta centrale abile nel finalizzare, in questo caso è Vlahovic, come l'hai utilizzato praticamente quest'anno, oppure lo utilizzi come riserva di Dusan. E quindi avendolo come riserva di Dusan ti devi rendere conto che però dal momento in cui lo vai a mettere in campo e va a togliere Vlahovic, tu devi cambiare modo di giocare, perché passi dall'avere una formazione con, o meglio, passi dall'avere non una formazione, no, un modulo con un giocatore che è finalizzatore puro e che va servito in area di rigore, ad un modulo che comunque vede davanti un giocatore che è più un giocatore di contributo alla squadra, più un giocatore di aiuto, di approccio alla squadra, di, se vogliamo anche di, è un giocatore diverso, quindi devi cambiare modo di giocare. Io ti dico una cosa: Morata nella propria vita e nella sua vita e nella propria esistenza non sarà mai un top, mai nella vita, ok? Non lo sarà mai. Un ottimo giocatore, bravissimo, straordinario. Secondo me gli è mancata un po' la mentalità per diventare un giocatore più importante, ma io personalmente, da tifoso e da estimatore di Morata, un giocatore come Morata e la mia squadra lo vorrei sempre. Sempre, anche se è il decimo ritorno, lo vorrei sempre, al prezzo giusto, giustamente, perché se si parla di prendere Morata e di pagarlo 35 milioni, non se ne parla proprio, ovviamente, però è un giocatore che alla fine del discorso il suo l'ha sempre fatto. Cioè Morata quest'anno, da gennaio a giugno, è stato uno dei più positivi della squadra. Non è una mia opinione, lo dicono i numeri, lo dicono appunto, lo dice chiunque abbia visto le partite della Juventus. Morata è stato uno dei più positivi degli ultimi mesi comunque di calcio giocato, perché comunque ci ha messo volontà, perché comunque Allegri gli ha cambiato ruolo, perché gli ha fatto fare un ruolo un pochino più adatto alle proprie capacità. Ti dico anche un'altra cosa, te la dico, e non è per fare, cioè, allora facciamo un discorso generale. Non puoi giudicare, sai, c'era una frase di Einstein, se non sbaglio, che non credo che fosse di Einstein, non so se è sua, ma credo fosse sua, che diceva: tutti quanti sono dei geni, però se tu consideri effettivamente un pesce dalla propria capacità da arrampicarsi sugli alberi, quel pesce passerà tutta la vita a credersi stupido. Nel senso, Morata è un giocatore che non può essere valutato come un finalizzatore. Tanta gente mi ha scritto: Morata non si segna poco, non segna mai, eccetera, eccetera. È assolutamente vero, segna pochissimo, è un giocatore completamente diverso da quelle che sono gli standard per un attaccante, però in realtà non è un attaccante puro di finalizzazione, è un po' come quando c'era Mandzukic. Cioè, valutare Mandzukic dai gol segnati è come valutare Dybala, per dire, dai recuperi difensivi, cioè non c'entra niente. Mandzukic è un attaccante, è vero, ma è un attaccante di supporto, non è un attaccante finalizzatore, non è una punta centrale di gol. Attaccante di supporto diventa punta centrale di gol dal momento in cui comunque tu possiedi una squadra dietro che va al supporto e va comunque a trasformarsi all'interno di quel contesto di squadra. Ma per quanto riguarda la situazione relativa ovviamente alla squadra, non riguarda questo, cioè non è questo che si chiede a Morata. Morata si chiede di fare dei recuperi, Morata si chiede di fare delle percussioni, di andare in profondità, di prendere, cioè questo si chiede, di assistere il giocatore, di prendere appunto il giocatore, di portarlo a spasso, di liberare gli spazi. A Morata si chiede una determinata cosa, non si chiede una cosa simile alla finalizzazione. Poi se c'è la finalizzazione è normale che ci deve essere, non è che Morata nella vita se la può cavare così a non segnare neanche un gol, ragazzi, è normale. Però Morata quei 7-8 gol alla stagione alla fine te li fa sempre, cioè è raro che Morata non ti segni neanche, ti segni pochissimo, capito qual è il discorso? Quindi il piano è questo. Poi se la Juve vuole prendere Morata, secondo me dovrebbe anche essere preso un altro esterno sinistro puro. No, si era parlato tanto di altri giocatori, adesso sono in situazioni, sono tutte un po' ferme, perché comunque bisogna capire innanzitutto cosa fare con la difesa e il centrocampo. Però secondo me, oltre a Morata, bisogna comunque prendere un altro giocatore lì davanti a livello offensivo, anche perché se tu vuoi cambiare poi modulo,
devi avere più cambi. Cioè, se a me viene in mente di fare, cioè dipende da come anche tu vuoi giocare. Secondo me comunque un altro giocatore a sinistra puro, attenzione, un'ala pura ci vuole. Molto dipende pure da Ken, che non è tornato adesso all'Everton, quindi presumo che il prestito sia stato, insomma, presumo che questo giocatore per adesso resti qui, non si sa se resterà oppure no. Il discorso di Ken è legato più che altro alle liste, perché essendo CTP, cioè un giocatore cresciuto, se non sbaglio, nel vivaio, se tu lo escludi dalla squadra devi prendere un altro attaccante CTP e noi non sappiamo chi ce dobbiamo mettere praticamente, quindi per una questione di liste bisogna vedere cosa fare con Ken essenzialmente, quindi non so che altro pensare. Io sinceramente vi dico la verità, raga, mi lasciano veramente molto perplessi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi.